Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno raga, siamo rientrati, ve l'abbiamo promesso, ieri ve l'abbiamo accennato, oggi ve l'abbiamo raccontato dalle prime ore di questa mattina e insomma ieri sera su Rai 1 una fiction, la seconda serie di una fiction molto importante, Doc nelle tue mani con Luca Argentero e tanti altri attori importanti e tra questi Alice Zanini che abbiamo avuto il piacere di vedere ieri sera, gli diamo il benvenuto perché è in diretta qua con noi, buongiorno Alice, buongiorno! Ciao Alen, ciao, ciao Alice, intanto grazie per aver accettato l'invito come sempre, grazie, grazie mille. Ieri sera eravamo tutti il famoso tutti in piedi sul divano, cioè te lo diciamo, complimenti, complimenti, anche perché insomma un ruolo importante, una parte credo, non facile, non semplice, interpretata al meglio. Raccontaci un po' qualcosa, com'è stato intanto vivere un'esperienza, un lavoro di questo genere? Ormai ti abbiamo già visto parecchie volte sui set e siamo curiosi, raccontaci qualcosa. Alen, è stato molto bello, nel senso essere parte comunque, lavorare con un cast così, con un Luca Argentero. Diciamo la cosa più bella è stata interpretare il ruolo della figlia di Giacomo Boretti, perché è super conosciuto ed era davvero molto atteso anche alla Rai, quindi è stato bello lavorare con un cast così. Tutte le persone mi chiedono com'è lavorare con Luca Argentero e posso solo dire che è fantastico, meraviglioso. Allora, adesso domanda un po' scontata, no? Però devo per forza chiederti questa cosa. Alice, allora, questi personaggi, come tu hai detto, è bello lavorare con personaggi così. Chiaramente sappiamo bene anche noi, non all'interno di questo sistema, anche noi da fuori sappiamo bene che un personaggio che sta rappresentando una determinata figura non è così anche nella sua vita reale. Nella sua vita reale ha il suo carattere, insomma è una persona diversa. E quindi la domanda è questa, come sono in realtà questi grandi attori della televisione italiana? Beh sì, come dici tu, chiaramente spesso poi viene scambiata la persona con il personaggio, no? Specialmente quando ci sono interpreti che occupano serie TV per così tanto tempo. Però devo dire che anzi, più sono in alto gli attori, più sono persone umili e in gamba, sinceramente. Fantastico. Diciamo che è difficile trovare quello che se la tira un attimo di più, fa un attimo il divo, di solito è l'attore più emergente o che non lavora realmente. Certo, bello, questa ci piace questo aneddoto che ci racconti, abbiamo ben capito. E difatti però è bello perché in questa serie oltretutto sono state anche introdotte, proprio parlando proprio di Doc, introdotto anche insomma l'emergenza sanitaria che abbiamo trascorso in questi anni, che ormai è diventato insomma parte della nostra vita normale e quindi è stata introdotta. Quindi io vorrei sdrammatizzare, sul set quanti tamponi ti hanno fatto, vi hanno fatto sul set ogni giorno? Come funzionava? Io ogni giorno, perché se sei sul set tutti i giorni te ne fanno uno ogni due giorni, mi sembra. Chiaramente girando a giorni alternati. Sempre. Poi sì, la situazione è super controllata, nel senso che anche lì abbiamo un sacco di regole, per ad esempio il tutto parrucco devono stare tutti con la mascherina. È molto molto controllato la sicurezza, perché lì sembra anche una pedina salta l'ingranaggio. Certo, quindi. Difatti ho visto, se riusciamo a vedere qualche immagine della regia, ho visto anche qualche immagine del set, quindi tutti organizzatissimi, ma soprattutto ecco come possiamo vedere qua gli operatori, mascherine, adesso in questo caso Giacomo era l'attore, quindi insomma tante... Tanto lavoro e tanto dietro le quinte è molto importante. Però questa mattina mi ricollego un po' a noi, siamo a Verona, tu veronese Doc, io appena questa mattina abbiamo sfogliato l'arena, attenzione raga, vediamo se la regia ci passa, eccolo qua, perché insomma eccoci qua, Alice nel nuovo Doc, Argentero è fantastico e il mio sogno continua. Alice, ma il tuo sogno, che è il tuo lavoro, raccontaci qualcosa di più di questo tuo sogno che sta andando alla grande. Sì, nel senso, io voglio fare l'attrice da quando sono piccolissima e con perseveranza, tanta voglia, tanta tenacia si fa. Beh, comunque ci puoi confermare, visto che siamo anche così in confidenza, permettimi, ci puoi confermare che
non è tutto oro ciò che luccica, cioè nel senso non è una passeggiata. Spieghiamo qua quanti studi, quante fatiche, quanti lavori, quante notti a studiare. Insomma, raccontaci un po' qualche aneddoto segreto di voi attori. Veramente tanto studio, poi sai, anche è stato interessante appunto parlarne anche con l'Arena. Questa volta mi hanno chiesto come funzionava, hanno approfondito un po' più l'aspetto del provino, no? Quante volte fai dei provini, il problema è che è un lavoro in cui non c'è il secondo posto, nel senso o prendi la parte o non la prendi. Quindi ci sono tanti secondi posti, tanti terzi posti e bisogna sempre più lavorare per appunto avere quella credibilità in modo tale che ti possano prendere per il ruolo. C'è tanta, un lavoro anche un po' di fortuna, come dico sempre, tanto studio, assolutamente, la formazione è importante ed è importante essere sempre pronti nel momento in cui arriva la chiamata. Questa è la cosa fondamentale, che un attore non è che solo quando lo si vede in televisione al cinema lavora, deve lavorare sempre, tenersi sempre allenato e sempre pronto per qualsiasi parte. Ci piace questa cosa che dice, anche perché amici a casa, come appena detto, e io lo vorrei sottolineare, un attore lavora sempre, non solo quando è davanti ad una telecamera o quando è sul set. Quindi, e penso che, correggimi se sbaglio Alice, che il grosso del lavoro sia soprattutto il lavorare sempre. Perché a volte sai, per un personaggio magari giri 7-8 giorni, ad esempio questo al cielo avrò girato 8-9 giorni, però c'è molto più lavoro dietro di preparazione, perché poi sul set dai il 100% lì, ma il 70% te lo sei già preparato, certo, prima, perché certo, il set si gira, il lavoro è dietro. Beh, intanto complimenti, so che la nostra regia, abbiamo una clip, allora non so se riusciamo a sentirla con l'audio, non lo so, ci proviamo, una clip amatoriale di ieri sera, vediamo cosa è successo, giusto qualche secondo, vediamolo insieme se riusciamo a sentirlo. Bello, una bravissima Alice, davvero ci ha emozionato, anche perché io sono un fan di Un Passo dal Cielo, è vero, e sono un fan anche di Doc, quindi averti visto ieri sera in questa parte, oltretutto molto, molto importante, ci ha davvero fatto piacere. Alice, le cose da dire sarebbero tante, però un'altra cosa te la devo chiedere, so che voi non dite mai niente, però ci sono delle novità, c'è qualcosa che potrebbe succedere che ancora non si può dire, insomma, c'è qualcosa? Non si può dire, non si okay. può dire, però secondo me la domanda che hai fatto prima, una cosa interessante è che mi è venuta in mente ieri sera, tra l'altro, è che quando ero lì, stavo girando, no? Eravamo in piena pandemia, come lo siamo tuttora, certo, stavano cercando di capire come giustificare poi il fatto del Covid all'interno della serie. E l'ho scoperto anche ieri sera, nel senso che non si sapeva, perché non puoi, se il dubbio era mettere tutti con la mascherina, però non puoi perché non si capirebbe niente se tutti gli attori parlassero con la mascherina, o come giustificare il Covid, e questo lo scopriremo nelle prossime puntate. Ah, bello, ci piace questo, grazie per... difatti ovviamente ieri sera, tornando invece a parlare più che altro di Doc, curioso, perché per tutti coloro che seguono Doc, insomma, sono successe chiaramente un sacco di cose, un sacco di novità, poi insomma anche il grande attore Saurino, che tutti conosciamo, abbiamo visto che cosa è successo, siamo curiosi, sappiamo. Tantissime persone mi stanno chiedendo se so qualcosa di Saurino, perché non andare. Non si può, quindi quindi noi neanche chiediamo, però insomma l'importante è che noi veramente ti ringraziamo per essere stata oggi con noi, siamo curiosi, torna a trovarci quando potrai, insomma ti contatteremo e torna a trovarci, perché siamo davvero molto molto felici. Lascio a te l'ultima parola, prego Alice. Va bene, grazie mille Alen, come sempre, grazie a tutti di Radio Adige. E siete fantastici, dai, alla prossima volta. E allora grazie Alice, evviva, seguiremo Doc e poi dopo alla fine ti chiederemo, ma tu allora lo sapevi, eh? Grazie Alice. Va benissimo, ciao, buon Doc a tutti. Buon Doc a tutti, grazie, ciao Alice, ciao.
Fantastica, raga, fantastica! Cioè, come avete visto, come avete notato, professionalità e tanta tanta qualità, questo è quello che a noi piace, ma soprattutto qua va premiata per l'umiltà che, come ne parlavamo proprio poco fa, le persone, attori, soprattutto professionisti, persone che credono nel lavoro, che credono in questa, che fanno, per danno tutta la vita, giorni, notti a studiare per questa attività, devono essere anche ripagati per la loro umiltà, e a noi questa cosa ci piace. E allora raga, io vi ringrazio per essere stati oggi con noi, grazie ancora ad Alice Zarini per essere stata oggi con noi, vi ricordo che potete rivedervi questa intervista sui nostri canali social, Teleradio Adige su Facebook, Teleradio Adige su Instagram, oppure sulla nostra nuovissima piattaforma radioadige.tv. E mi raccomando, non ascoltate solo, cliccate, cercate. Raga, vi saluto domani dalle 8.30 alle 11.30. Non ci sarò perché è sabato, ma ci sarà il meglio della settimana con gli ospiti che abbiamo avuto durante questa settimana. Vi ringrazio, vi saluto, ho parlato anche troppo, bla bla bla. Ci vediamo, fate un buon weekend, fate i bravi, ciao.